La Groenlandia è l'isola non continentale più grande del pianeta, una terra magica fatta di silenzi, paesaggi, ghiaccio, neve. Ci vivono 57.000 persone, gli Inuit, un popolo antichissimo che oggi rischia l'estinzione. Questi splendidi scatti catturati dalle nostre telecamere fanno parte di una mostra fotografica, Greenland Report, che rientra in un progetto ben più ampio. Il progetto nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica, per far conoscere la cultura, le tradizioni di questo popolo che andrebbero conservate, no? Perché se perdiamo questo popolo ci perdiamo un pezzo di storia. Gli Inuit tradizionalmente vivono di caccia e pesca. Il blocco delle importazioni di pelli di foca ha di fatto strozzato l'economia locale. La popolazione è devastata da problemi di alcolismo e il tasso di suicidi è elevatissimo. Dalla nostra regione è però arrivata un'ancora di salvataggio nella persona di Robert Peroni, alpinista altoatesino, da 30 anni vive in Groenlandia, ha creato un campo base e sta cercando di creare un sistema turistico. Li ha proiettati, diciamo, nel futuro, nel mondo del turismo che loro non conoscevano assolutamente, quindi il cacciatore è diventato anche una guida per i turisti. Lui con i lupi e le slitte accompagna i turisti durante le battute di caccia oppure li accompagna nei bianchi orizzonti groenlandesi. Su questa storia in marzo verrà girato anche un documentario di cui state vedendo l'anteprima.